disposti qua. Buongiorno, sono atterrata a Copenaghen. Adesso partiamo col nostro fantastico tour. Volevo farvi vedere che qua c'è la piazza del comune e dalla piazza del comune parte una via super pedonale che si chiama Stroget ed è la via più lunga di tutta Europa, piena di negozi per fare shopping. Quindi da qua 7-Eleven c'è la via piena di negozi. Cioè, sono nella patria di Tiger. Sirenetta, non so se ti vedremo, invece i giardini Tivoli andiamo tra un'oretta e devo fare l'intervista al capo giardiniere. Ecco, svelato perché sono venuta a Copenaghen per le fiabe di Andersen, perché il prossimo numero della rivista sarà Viaggio e Fiabe. Uno ha comprato una magnetina e ci hanno dato di resto un 5 corone col buco, bello! Devo farvi vedere, però lui ha il cavetto collegato col monitor, col cellulare, ma anch'io. È uno spettacolo, mi ha appena chiesto che cos'è. Ho dovuto dargli la marca del gimbal e se lo compreranno anche loro. Questa è una piazza, non mi ricordo il nome, cioè l'ho letto ma è impronunciabile, quindi adesso ve lo scrivo sotto. E sta cambiando il tempo. Photoshooting tutti. Hanno anche della draft beer to go. Cioè noi avremmo il caffè, loro hanno anche la birra da pasteggio. Con questo poi il mezzo. Fantastico. Qua è anche la patria di questa parola che è UG, non so come si pronuncia, impronunciabile, e comunque vuol dire accogliente, e hanno tutto, anche i fazzolettini di carta e qualsiasi cosa. Ho fatto l'intervista a Tom, che è il capo giardiniere. Ah no, pensavo fosse l'architetto. È fantastico. E adesso poi lo leggerete sulla rivista. E quindi sono a Tivoli Garden e guarda un po' cosa c'è qua dietro. Il galeone dei pirati. È un parco tematico della metà dell'Ottocento. Ho avuto il permesso per fare appunto le foto, i video, e adesso vi volevo far vedere un po' di parco. Concepito come un parco di divertimenti, però in realtà è anche un parco dove appunto stare a riposare in queste aree, questi giardini a stanze, dove appunto ci sono queste meraviglie di combinazione di fiori e arbusti. Vi faccio vedere perché magari funziona ancora. Eccoli, li vedete? No. Io lo dico per me, io non lo farei mai e poi mai. Allora gli ho chiesto come mai non hanno le lumache sulle oste, per esempio, e lui dice che hanno le papere, e quindi beati loro. La zona quella esotica. Oh. No. Sono affascinata ma anche spaventata. No, io guardo l'esotico che c'è di qua. Bello questo parco tematico, e soprattutto non tanto per i giochi, che vabbè, mi interessano meno, ma soprattutto per le piante, perché appunto ha un'attenzione specialissima per appunto tutte le piante coltivate. Ma lo leggerete all'interno del numero della rivista Autunno. Ciao, vado avanti. Anzi, adesso vado a mangiare un gelato perché sto svenendo, perché questi 19 gradi sono diventati 25-26, ma col sole fa caldo. Bene! E volevo farvi vedere, ma lì stanno mangiando, quindi non posso, ma c'è tutta una tavolata molto carina, con anche tutti i fiori, tutti i tavoli in legno, sembra un po' stile Richmond di Petersham Nurseries. E questo appunto è l'orto, tutta la zona dove c'è l'orto, dove ci sono tutte le varietà. Questa mi ha detto che è una malva cinese. E anch'io voglio questa. Là ci sono i sweet peas, e qui hanno ricreato come dei salottini di relax. Ma che carino, anche proprio per prendere spunto da fare a casa con le lampade.
E non da poco ci sono tutte le etichette. Se sapete che cos'è, traducetemi. E dopo 16.000 passi, 1,5 km a piedi, e siamo arrivati al tour del canale. Questo giro vi faccio vedere. Allora, questo è il punto d'incontro e c'è ogni mezz'ora. Carino, tutto colorato. Aspetta che voglio vedere. Aia, sono stanchissima, ragazzi. Mi sono alzata alle 2:30. Mamma. È questa qui. E fa anche caldo. Passo qua, ma passiamo. Well, 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 that was the first bridge, you guys. The opera house has 14 stories with 5. And believe it or not, but that little lady did experience quite. Jetzt nochmal das Opernhaus von der Frontseite auch herkommt, wenn Case das Opern vorfahrt. Seit am Tag und die Sonne scheint, den glitzert der wirklich wie ein Diamant. Herr Verheirat in unserer königlichen Familie Amalienburg Schloss. Amalienburg.